Non la vedo bene. Aia. Raccogliamo quello che c'è da raccogliere. Vi ricordo sempre, ragazzi, di lasciare un bel like, attivare la campanellina delle notifiche, commentare, condividere e iscrivervi al canale. E uno. Ah, non è mo... Porca troia. Aia, figli di una buona madre. Maledetti, vi siete salvati? Via. Siamo saliti, siamo salvati. Per rotto della cuffia, come al solito, ma ragazzi, siamo salvati. Almeno per... Perché si è rotta la lampadina? No! Alan, rimba... E vabbè. Che dobbiamo fa'? Sali. Scusate, ragazzi, vabbè. Momenti di panico. E rimbambimento totale. Ah, lì c'è una pagina del manoscritto. Vediamo di raccattare sempre cose perché... Torna indietro. Benissimo. Mancavano, me mancavate, mi mancavate. E ci sta? Beh, giustamente anche loro. Non vedo. Raga. Questo sta con due colpi. Dobbiamo usare le maniere forti. Torna indietro.
Che cazzo mi serve. Meno male, via. Cerca di obbedire. Aio. Aia. Alice non ti ha mai amato. Questo lo dici tu. Oh, vada. Aia. Vabbè, ma dove cavolo devo andare? Oh, Alan, imbecille, come al solito. Non puoi vincere. No, dai, c'è stato al buco, ma porca troia. Comunque in faccia lo devo sempre prendere sto coso, che detta così sembra... Non puoi vincere. Tu fallirai. Dove? Non ho capito dove devo andare, ragazzi. Non so, forse devo illuminare.
Andato? Te lo stai inventando. No! Che broccolo che sono. Dai, dai! Che stupido imbecille. Oh, badasti quasi che girano. Tu fallirai. È tutto nella tua testa. L'abbiamo fatta. Non si sa come e perché, ma ce l'abbiamo fatta. Come, quando e perché. Tesoro, era solo un brutto sogno. Era solo un altro incubo. No! Va tutto bene, sei a casa. Non era un sogno. Va tutto bene. Accendi le luci! Accendi le luci! La mia paura è la tua paura. Perché non sei spaventata? Tu non sei Alice. Accendi subito la luce. Dov'è il clicker? Cosa ne hai fatto? Alan, mi stai facendo paura. Torna a letto. Hai preso le tue pillole? Cos'è il clicker? Il clicker dov'è? Dici cose senza senso. Torna a letto. Torna a letto, Alan. Tom, torna a letto. Devi riuscire ad arrivare al cottage. Ti sbarrerà la strada. Non ti lascerà passare. Non ha cuore. È pieno di oscurità. Devi riempire il suo cuore di luce. Non preoccuparti del signor Graffio. I tuoi amici lo incontreranno quando sarai andato. Usa il clicker.
qui c'è tutta l'oscurità. Segui l'idea di un sentiero? Ti lascio. Cosa? Ti lascio. Ho incontrato qualcuno. Eris, no, cosa stai dicendo? Non puoi. Non fai altro che torturarti con un lavoro che non sei. Bridge. Successo realmente. Non sei la mia barba. Lasciami andare. Ti prometto che sarò qua. Sono un ragazzaccio, slega. Ti porterò a scappare. Ti amerò per sempre. No, tu non sei Barbara Jane. Ho fatto un terribile errore. Non avrei mai dovuto scrivere del tuo ritorno. Sei tornata sbagliata. Il tuo cuore è pieno di oscurità. Metti via quel coltello, Thomas. Mettilo via. Il tuo cuore è pieno di oscurità. Toglierò e ti rimanderò negli abissi da cui sei emersa. Ora non l'avrai mai più indietro. Questo lo dici te, sorella. Sono molto più vecchia di te. Più vecchia della tua prima opera d'arte. Troverò un nuovo volto da indossare. Qualcun altro che mi sogni libera. Potevo sentire la presenza di Elis vicina. Allora capii cosa fare. Sapevo come scrivere il finale di Departure. C'è la luce e c'è l'oscurità. C'è causa ed effetto. C'è il peccato e c'è l'espiazione. Ma tutto deve essere in equilibrio, tutto ha un prezzo. Ecco dove Zane aveva sbagliato. Il viaggio per tornare alla luce è lungo e buio. No! Semplicemente spettacolare, ragazzi. Veramente bello questo gioco. O almeno a me è piaciuto tantissimo.
parte quelle piccole cose insomma nel gameplay che lo rendono un pochettino macchinoso, però per il resto ragazzi è fantastico. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, eh. Lei dov'è adesso? Non l'ha ritrovata? O sì? Eccola. Chi è quello? Non è un lago. È un oceano. Alan, svegliati. Per quanto riguarda il gioco, come stavo dicendo prima, a parte per qualche piccola imperfezione nel gameplay, pochettino macchinoso la schivata, ogni tanto un po' difficile insomma le visuali che vanno un pochettino a cavolo, bellissimo, cioè mi è piaciuto veramente veramente tanto, e se non avete giocato l'originale ve lo consiglio. Detto questo, spero ci sia un secondo, un Alan Wake 2 prima o poi, quindi giocatelo se non avete giocato l'originale, è fantastico questo gioco, a livello di trama è... ti prende davvero parecchio. Detto ciò, io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, lasciare like, condividere, commentare, attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi altri video come questo, e noi ci vediamo alla prossima serie a questo punto. Ciao a tutti ragazzi!